E allora, signori, buonasera! Il primo marzo del 1999 avrebbe reso immortale quel diversamente magro di Virginio Scotti detto Jerry, ed il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Ma questa è solo la fine di un nuovo inizio. Arresalo! I rogli saranno... Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Jerry Scotti è uno dei presentatori più iconici della TV italiana. Lo abbiamo visto piangere, ridere, fare il DJ, sorseggiare un caffè davvero sventrapapere professionista e persino distruggere con la sua forza straordinaria un blocco di ghiaccio per pubblicizzare un famoso digestivo. Jerry, mai qualcosa di fresco? Qualcosa di fresco? Datemi un minuto. Ma dove è andato Jerry? Sì, guardatelo il buon Jerry come sorseggia il suo brancamenta, ricordandoci bellamente di come sia lui stesso un ossimoro, ovvero un ghiaccio bollente, un po' come il suo nome, ovvero Virginio. Il nome Virginio deriva dal nome latino Virginius o Virginius, che nel corso del tempo si è trasformato in Virginio, ovvero vergine, termine alquanto riduttivo se accostato ad un ammasso di sex appeal e feromoni del celebre presentatore italiano. Si narra infatti che Jerry Scotti è un fico, un vero fico. Ma noi ovviamente non siamo qui per parlare del grande amore racchiuso in quello scricciolo di corpo del buon Jerry Scotti, ma vogliamo capire come mai Jerry si trova in un punto preciso di ognuno di noi, ovvero qui. E tutto parte sicuramente dalla misteriosa origine del suo appellativo. Non sarà ricordato ai posteri come Virginio, ma come Jerry. Ho capito, ma perché tu hai cambiato in Jerry? È successo alle scuole medie, hanno cominciato per prendermi in giro, perché c'era uno degli astronauti che si chiamava Virgil e l'attore di controllo dall'America lo chiamava Jerry. Allora hanno cominciato, quando giocavamo a pallone, a chiamarmi Jerry. Mia mamma si è offesa fino a quando avevo 20 anni. Io mi sono abituato e è diventato un marchio di fabbrica che appunto lo porterà ad essere uno degli eroi più amati d'Italia. Abbiamo già parlato del buon Virginio nel video di quando sarebbe diventato un politico di scarso successo e ne abbiamo narrato le origini del mito, percorrendo i primi anni di carriera, quelli di volto di DJ Television, che lo avrebbero portato ad essere conosciuto dai più giovani e a conoscere peraltro varie personalità di spicco del mondo musicale dell'epoca, come Frank Zappa. Lui, genio e sregolatezza, Frank Zappa. Ciao, sono Frank Zappa. Questa è DJ Television. E questo... è un panino al salame. He's so gay. Ma cosa dice, signor Zappa? Ma come si permette a dire oscenità del genere? Quello non è un panino, è una rosetta. C'è una bella differenza. Anche perché il signor Jerry si cimenterà in vari programmi prima di diventare quell'icona che è oggi. Il giovane Virginio è perfetto per programmi per i ragazzi, come Candid Camera e soprattutto con il Festival Bar. Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io, ma sei matta! Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio. Sì, il buon Gene Gnocchi, colui che catechizzerà Jerry nell'iconico momento mai dimenticato. Una cisterna di petrolio, che visto il suo costo farà di Jerry uno dei conduttori più pagati della televisione italiana. I due si incontreranno nuovamente nel 1999 per condurre appunto Striscia la Notizia. E molto probabilmente quel momento sarà la svolta della carriera di Jerry Scotti. Jerry, tra la fine degli anni 80 e i primi degli anni 90, è sicuramente un volto noto, ma non il King che avremo apprezzato e stimato negli anni successivi. Il grande successo tarda ad arrivare, gli verrà però data l'occasione di presentare un programma grazie al gioco dei 9, anche qui con Gene Gnocchi, colui che avrebbe cambiato per sempre il suo destino. I programmi televisivi, in particolare i giochi a quiz, che cambieranno la vita del
buon Virginio, che negli anni 90, come un vero camaleonte della televisione, si diletta nelle sue prime conduzioni. Ed il suo picco più alto, però, sarà l'interpretazione nel 1991 di un personaggio iconico in una delle più grandi rivisitazioni di un classico della narrativa mondiale. Canale 5 presenta, liberamente tratto dal romanzo di Alessandro Dumas Padre, I Tre Moschettieri. Sì, sì, questa è la cosa più bella che vedrete oggi. E vediamo il cast. Il narratore, Claudio Lippi. D'Artagnan, Marco Columbro. Il padre di D'Artagnan, Enrico Beruschi. La madre di D'Artagnan, Margherita Fumero. Il conte di Rochefort, Franco Pini. Milady, Marina Morgan. Jussac, Mauro Di Francesco. Il signore di Treville, Corrado Tedeschi. Athos, Francesco Salvi. Portos, Gerry Scotti. Eh sì, gli anni 90 sono quel periodo in cui le battute sui grassi vanno ancora alla grande. Basti pensare che il re in questa favolosa narrazione è interpretato dal King dei King, Umberto Smaila, con consorte quella santa donna di Iva Zanicchi. Or dunque, mia dolce metà. Uffa, con questa dolce metà. Metà della metà, vorrei dire. Vabbè, avete capito l'andazzo. E comunque volevo farvi vedere come quel forzuto di Jerry sferra un cazzottone alla Bud Spencer vecchia maniera, dopo aver attutito bene una serie di pugni alla Kenshiro, che però non gli fanno un bel culo di niente. Che potenza il nostro Jerry. Il futuro di Jerry sarebbe potuto essere quello di raccogliere la pesante eredità di Bud Spencer. Saranno invece i quiz che cambieranno la sua vita. Il vero grande successo arriverà con uno dei più iconici programmi delle reti Mediaset. Nel 1998 condurrà Striscia la Notizia con Franco Pini, ricordato soprattutto per essere amico di Umberto Sex Machine Smaila e per essersi bombato Alba Parietti. Ma una musichetta cambierà per sempre la sua carriera. È l'11 gennaio del 1998. Giocano con noi stasera a Passaparola Daniela da Roma con Lorella Cuccarini e Pippo Franco. E che gli vogliamo dire a Pippo Franco, oltre che un gran pezzo di fico? Niente, niente, che gli vuoi dire? L'avversario è Andrea da Correggio con Amadeus e Sandra Mondaini. Presenta il funambolico Jerry Scotti. È in questo momento che Jerry capisce che da lì a poco sarebbe diventato il più grande presentatore di tutti i tempi, insieme ad altri tra cui un tizio senza collo con una forte attitudine agli starnuti in diretta. E sarà appunto il primo marzo del 1999 che Jerry approderà nuovamente a Striscia la Notizia, e il segno del destino è una persona vera e propria, ovvero Gene Gnocchi. Senti, Gene Gnocchi, sei sicuro? Cosa fai lì sopra? Cosa fai? Mi adeguo, programma che vai, saltatore che trovi. E allora, signori, buonasera! La realtà è che per Jerry tutto è possibile. Quella caduta gli aprirà la strada del grande successo, soprattutto quando inizierà ad elargire danari in cambio di risposte esatte, perché in Italia chi ti dà la possibilità di cambiare vita è un santo. Tutto il resto è fuffa. Grazie, altrimenti tra un po' parte il TG5, mentre io ho altre cosettine da raccontarvi, da spiegarvi. Siete piuttosto abituati a vedermi a quest'ora in televisione, siete anche piuttosto abituati a vedermi fare dei quiz, dei game show, dei giochi, ma vi posso garantire, amici qui presenti, ma soprattutto voi che ci seguite da casa, che questo è tutto un altro film.